Allora, io già l'ho sentita, non c'ho gusto. Allora, è l'inavera. Allora, c'è un chicco d'uva. Mo' riso troppo, non mi viene da ride. C'è un chicco d'uva che rende la foresta tutto bello grosso. Si gratta a capo. Chicco d'uva. E rende la foresta tutto grosso, bello giallo, pieno, tutto bello. Sai, mi immagino tutto bello. Così. Un chicco d'uva. Un giorno si compra una pistola, quindi si crea ancora più figo, capito? Cioè, tira tutto, un po' tutto bello baldanzoso. Lui comincia a camminare. Cammina per la strada, un giorno una pigna gli blocca la strada. E fa, pigna, sposta la strada che devo passare. E la pigna tutta innamorata di lui, tutta fa, sì, per carità, si sposta. E si sposta e il chicco d'uva va avanti. Cammina, cammina, a un certo punto un fiore gli blocca la strada. E fa, fiore, sposti dalla strada che devo passare. E il fiore, tutto invece della sua bellezza, fa, no, io non mi sposto. E il chicco d'uva gli fa, guarda che è una pistola. Allora il fiore, tutto, sì, per carità, mi sposto. E si sposta. Il chicco d'uva continua, cammina. Alla certa... becca un figo. Un figo che gli blocca la strada. Il figo gli blocca la strada e gli fa, e che cosa gli fa il figo? Figo, spostati che devo passare. E il figo, no, io non mi sposto. E che cosa fa? Guarda che una pistola. E il figo fa, non ci credo. E il chicco fa, boom, figo secco fa passa. Cazzo, non l'ho capito. Non l'ho capito. Figo secco sì. Allora c'è un pecore. Tutte pecore che mangiano. La pecora se la mangia. Sto fumando a scrocco da lei. Certo, c'ha gli occhi, vedi, c'è un'altra pecora davanti a lei che se la guarda male, tutta così lei imbruttisce. Questa abbassa la testa, fa vabbè, continua a mangiare. Una certa rialza gli occhi e vede che questa pecora continua a guardarla male e se la squadra tutta così la guarda male, tutta imbruttisce, cattiva. Vabbè, sti cazzi, abbassa la testa e continua a mangiare. E stavolta la pecora continua, vabbè, la abbassa. Una certa... beh... peggio di quella di prima. È una merdata strana. Ma a me fa ridere perché lei fa... beh... Ma mi fanno ridere perché sono tre coglioni. Dai, ci fa la puttana rossa. Sta filmando, devo fare una puttana. Fa puttana rossa. A me non piace fare puttana rossa. No, tu non riprendermi. Poi mi cerca polizia. Non buono. Sta l'amica di mia sorella che ride come te. Inizia a fare e poi fa e poi allora c'è uno scienziato che fa esperimenti su una rana. Che te ridi? E fa... Alza la voce. Cioè, uno scienziato di merda che fa esperimenti su una fottuta rana. Ok, o meglio. Inizia a fare il primo esperimento. Fa zompa, zompa. E la rana zompa. Poi, dagli una zampa col bisturi. Con tre zampe fa zompa, zompa. E la rana zompa. Poi, gli taglia pure la zampa davanti. No! Rimane con due zampe. Fa zompa, zompa. E la rana zompa. Allora... ancora, c'ha l'altra gamba, rimane con una gamba sola, fa zompa, zompa, e la rana zompa di nuovo. Bene, bene, c'ha l'ultima zampa, fa zompa, zompa. Zompa, zompa. Niente. Va a scrivere la relazione. Oggi abbiamo osservato che una rana priva di arti anteriori e posteriori diventa sorda. È stupidissimo, sono molto più belle le mie. Però sono due. Un altro tricheco, guarda, sei sporco sulla pancia, e l'altro dove? E poi muore. Bellissimo. Là. No,
Gesù prende il pane, lo spezza e fa: questo è il mio corpo, lo mangio. Prende il vino, questo è il mio sangue, e lo beve. Giuda, tu mi tradirai. E Giuda: ah, ma questo quando ubriaco sappia sempre con me. No, questa l'avevo già sentita. Allora, dai. Ma quella perché c'è la mano di Napoleone? Quella che tromba, rimani con la tromba. Madonna, prima è andata con una femmina. Era allora l'esplorata di lì. Allora è pure bisex. Vabbè, stanno tre vampiri che fanno a gara. A chi succhia più sangue? Senti questa, eh? La conosci? No. Meglio. Vai. Ma è sconcia? No. È zozza? No. Allora, è quella del, del fantasma formaggino? No. Vai. Allora, ma fate raccontare. Allora, c'è il primo vampiro che parte. Dopo 10 minuti torna, tutto sporco le sangue qua in faccia. Ah, gli altri li fanno: bravo, bravo, dove sei stato? La gente, il palo? Sì, sì, sì. Lì a destra ci sta un bel po' di persone e ho fatto una strage. Oh, bene, bene, bene. Parte il secondo, dopo un quarto d'ora torna tutto sporco qua di sangue. Allora fanno: oh, cazzo, dove cazzo sei stato? La gente, il palo? Sì, gira a sinistra, ci sta un bel porco giochi pieno dei bambini e ho fatto una strage. Wow, wow, eccezionale, eccezionale. Poi parte il terzo. Torna, pieno di sangue ovunque. Gli fanno: secondo me non scusa. Devo essere seri. Torna dopo un'ora, pieno di sangue dappertutto, gli altri scioccati. Ma cazzo è stato? C'è veramente il palo? Sì, e non l'ho visto. La macchina Letizia, dai. Mamma mia. Dai. No, questa è Letizia. Cioè. Te spingi, te è arrivato. E potete sentire. Dubate. Allora, a Lourdes. Oh. Allora, Wind. Eh? Wind. Quind. Quind. Che è Quind? Quind. Ah, ok. Vai. Dici, pensavo fosse un posto inglese, allora. Quind. Ci stava un falegname in mezzo all'erba, cioè in mezzo al bosco. Sì, ma se non la sai non la raccontare. Ci stava un falegname in mezzo al bosco che stava con l'accetta a tagliare l'albero. Allora che fa? Taglia. A un certo punto via e io vola staccetta dentro al fiume. Dopo un po' questo qua cerca di via staccetta, ma l'altro scende Gesù Cristo. Gesù Cristo. Mette una mano là dentro. Tira fuori un'accetta d'argento. Gli dice: questa è la tua accetta, signor falegname. E il signor falegname dice: no, questa non è la mia accetta. E perciò non la... rimette la mano dentro al fiume e tira fuori un'accetta d'oro. E questa è la tua accetta, signor falegname. No, non è questa la mia accetta. Mette una mano e tira fuori un'accetta normale. Dice: signor falegname, questa è, una tua, è la tua accetta? Il signor falegname dice: sì, questa è la mia accetta. Allora, che poi era un boscaio. A me sono dettagli. Scappate lontano. Allora che succede? Dice: bene, io ti prego per la tua onestà, ti do tutte e tre le accette. Perciò d'oro, d'argento e quella normale. Che fa? No, il giorno dopo stava sul fiume. E poi? No, stavo a tagliare l'albero con l'accetta. Cic. Sì, ma io non l'ho capita. Cioè, non è finita! Allora, stavo sulla cena. Nemmeno io l'ho capita. Non è finita! No, fategliela raccontare, sennò non c'è la risata finale. Io non la racconto. No! Vai a rompere il cazzo, vieni qua! Vai! Ma come hai vestito? Sì, però non lo so finire io, la finisco triste! Vai, che cazzo l'hai iniziato a fare? Ma perché non la so finita? Ma sto col dubbio, cazzo! Vai, cazzo, finiscila! Vai! Non ci devi neanche fatto sta accetta di merda! No, ma stai zitto! Zitto! Okay. Devi, allora, okay. Se, oh!
Se ne torna nel bosco, sto frocio. Ma l'accetta ti ha fatto male al dito. Ma state zitta. Sì, è stata proprio l'accetta. Poi? Allora, torna nel bosco con la moglie. Cicca, cicca, cicca. Che palle, ma te racconta sta barzelletta? Non la racconto, ok? Venti, ti prendo a craniate. Dai, vai. Allora, cicca, 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 stava con la moglie nel bosco. A un certo punto, se gira la moglie, non c'è stata l'accetta più. La moglie. E vede che stava nel fiume e affonda. Ho detto la fine della barzelletta. Così si mette un po' a cercare la moglie, dopo un po' se scende giù Gesù Cristo. Gesù Cristo. Mette una mano dentro e tira fuori Pamela Anderson. E questa è questa tua moglie? E quello gli dice: no, no, non è questa mia moglie. È giusto. Poi gli mette un'altra mano e gli tira fuori un'altra pezza di figa, non so chi cazzo è. Questa qua se mette così, si mette a pensare un attimo. Ti te la dai questa, va? Finito. Non so se avete capito. Poi non la so finire. No, perché se lui si prendeva la, se lui si prendeva la moglie, se, cioè se lui diceva che quella non era sua moglie, se le doveva pia tutte e tre. No. No, non la so, no, no, raga, non la so raccontare. Gesù parla al popolo. Popolo di Israele, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Cade un meteorite vicino. Papà, ma te cazzi tua mai, eh? Ma c'è da ridere, No, non è più. Aspettate, io me l'hanno raccontata. Va bene. Allora, ci sono Hansel e Gretel con tutti gli amici. Wow, che spettacolo! Che vanno. E gli amici chi sono? Cappuccetto Rosso, Biancaneve. In mezzo ai nani. In giro per il bosco dove c'era il boscaiolo. Ah, dentro. E a una certa che vedono la casa della strega, però non so, entrano. Sì, e ma la strega, lo scontrino. La strega. Però non potete aumentare. Dai, 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 racconta. Racconta! La strega di cattura. Come c'era le scarpe, la strega? E te rotano. Rota il BMW. La strega li cattura tutti quanti e li mette nella cella. E la strega io sono solo in camera mia. Quello che viene e la ricominci sì, vuoi pure io. E fa l'amore con me. Che schifo, ha il coraggio, sarete tutti liberi. Vecchia di merda. Sarete tutti liberi. Sarete tutti liberi. Allora la strega sale. Loro sono tutti là, oddio, che facciamo, che facciamo. Una certa Hansel fa: vabbè, non vi preoccupate, salgo io. Hansel è maschio. No, Gretel è un maschiaccio, sono due pettorali così. Io non l'ho mai visto. Dai, dai, racconta. Che schifo. Dai. Però lui piace che c'è il burro. Bene, buono. Già immaginato dove finisce sto burro. Allora Hansel sale le scale e vede che la porta della strega è chiusa. La apre e vede la strega che è tutta vecchia, rachitica, che sta nuda, che gambe aperte sul letto. E vede che fa cose d'Alfonso proprio. Sì. E vede, cioè, gli devo vomitare perché fa tutto schifo, perché è tutta vecchia, è tutta incrostata, rachitica. Incrostata, che è pavasino. Spadaldi calcare, via, via calcare. Allora verdetta è ancora più stupida, dobbiamo raccontare tutti i dettagli. Comunque Hansel prova, poverino il bambino, però prova e niente. Allora la strega gli fa: guarda, ci siamo tutti a terra. No, aspetta, la strega gli fa: guarda, là vicino alla porta c'è. Allora la strega gli fa: guarda, salute. Dai, che palle, mamma mia, sembra più ammazzo che strega, non se la scopa mai. Vicino alla porta c'è un bastone. Lui va là, prende questo bastone e prova, boom, niente, non ci riesce. Ma col bastone? Col bastone. Cioè, che cazzo ci fa col bastone? Lo mette dentro. Oh, madonna, prova. Cioè, ma l'obiettivo di questa strega qual è? Scoparsi i bambini o avere un orgasmo? Allora, non ci riesce, butta. Oddio, che immaginazione orrenda che c'hai. Allora la strega gli fa: guarda, niente, la vicina alla sedia c'è una scopa. Prova col manico della scopa. Lui prende e la scopa, boom, boom, boom. E niente, proprio impossibile, non ci riesce. Un vibratore no. Poi c'era un ombrello, tutti questi oggetti così. E niente, non ci riesce. A un certo punto la strega gli fa: qualche altro oggetto? Un ombrello, non lo so. Quella puntiglia. Poi a un certo punto la strega gli fa: guarda, sul tavolo c'è un cesto di pannocchie. Dove se ne mette? Aspetta, tu c'è le pannocchie.
Lui prende questa accetta d'arnacchi, prova una, boh, niente, e butta lì indietro. Prova un'altra, boh, boh, niente, butta lì indietro, così tutto il cesto. Alla fine con l'ultima pannocchia, bam, ci riesce. E la strega fa, bravissimo Hansel, ce l'hai fatta, siete tutti liberi. Andate. Allora Hansel scende giù. Ecco, dopo scende... le pannocchie. Scende... No, seriamente, non fa niente. Non fa niente, se sta. Scende... Ora fa schifo, eh. Comunque, scende, scende le scale. Faccio e fa, ragazzi, ragazzi, ce l'ho fatta. Tutti, bravo Hansel, bravo, bravo. Fa, sì, ma voi che avete fatto nel frattempo? Niente, abbiamo mangiato delle pannocchie imburrate. Che schifo! Che schifo! Delle pannocchie? Sì, la, già l'avevi raccontata 3 anni fa. Sì, perché... È vecchia, io la sapevo. Lo so, infatti non ho riso. Sono due palloncini nel deserto. Uno dice all'altro, tanto quel cactus. Quale cactus? Non hai capito? Palloncino. Sì, ma... Parride. Parride. No. No, aspetta, dopo 10 minuti... Un palloncino. Come i pomodorini. Detto a quel cactus. Come i pomodorini che, come i pochino che attraversano. Oh, come pomodorino pochino che attraversano la strada, no? Sì. Che il pomodorino pochino attraversa e dice. Dice. Attento a quella macchina. Quale macchina? Attento a quella macchina. Quale macchina? Così era. Era, no, era attento. Sai perché? Se sei ingruppato da un dromedario, poco importa se ha una o due coppe. No, perché? Si chiama una duna, dice un altro duno. Magari basta qualche duno. Era quella? Sì, no, è cioè, un dino dice un altro dino. Giochiamo a nascondaino. Dai, no. Mio padre ci schiatta sopra. Posso raccontare una? Signore, la sassa la pensa. Sì, come no, terapia da vivo, prematurata, supercazzola a sinistra, come se fosse al taglio, grazie a sinistra, sindaco. Prego.